Benvenuti a TGSA di venerdì 25 febbraio. Viaggiava con 40 kg di hashish in macchina, arrestato pusher salernitano. Nel bagagliaio della sua auto i poliziotti della narcotici, che l'hanno intercettato ieri sera nella zona orientale di Salerno, hanno trovato oltre 40 kg di droga. Sequestrata parte di una struttura turistica a Maiori. Il sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Salerno in località Erche è scaturito a seguito di una segnalazione di legambiente riguarda 3 appartamenti, denunciate 4 persone. Ruba mountain bike arrestato marocchino. L'uomo 36enne è stato bloccato dagli agenti della polizia che, passando sul lungomare Tafuri, l'hanno notato mentre si allontanava con la bici inseguito a piedi da un uomo. Salerno, gli ambientalisti di Fare Verde contro De Luca. Abbiamo un litorale potenzialmente bellissimo che è stato però divorato dall'acqua causando danni anche agli edifici. Questo è il commento amaro di Francesco Bove, responsabile cittadino di Fare Verde. Alluvione, Fasolino incontra Galan per fondi agricoltura. Il colloquio tra il ministro e i rappresentanti della provincia di Salerno e della regione Campania ha l'obiettivo di attivare le procedure del Fondo di Solidarietà Nazionale in favore del settore agricolo danneggiato. Confagricoltura dice no al lavoro nero. Il presidente Rosario Rago sottolineerà questo punto all'interno del convegno Sviluppo agricolo, politiche attive per il lavoro e immigrazione, che si terrà domani alla Camera di Commercio di Salerno. Atti e certificazione su app Baronisti e Baston Click. Moduli e documenti di inizio o cessazione attività potranno essere trasmessi telematicamente grazie ad una partnership con la Camera di Commercio di Salerno. Domenica a Salerno l'inaugurazione del Red Urbano a Canalone e dell'Oratorio a Torrione. Il sindaco De Luca inaugurerà prima la riqualificazione realizzata dall'amministrazione con la nuova illuminazione e poi il nuovo oratorio della Chiesa Santa Maria di Martires. SS Salerno, Giovane Italia continua il giro dei quartieri. Oggi dalle 17 sarà allestito un gazebo nell'area pedonale di Via Baratta per raccogliere le proposte degli abitanti e dei commercianti della zona Irno e del rione Petrosino. Domenica 27 Rosario Peduto sarà in piazza De Maio. Domani a Battipaglia incontro del terzo polo sul ruolo dei partiti. Alle 11 a Palazzo di Città si ritroveranno i coordinatori provinciali di FLI, UDC e API. Parteciperanno anche alcuni consiglieri comunali di Battipaglia. Impegni in trasferta per Indomita Salerno. Domenica alle 18.30 le ragazze di Tescione affronteranno la Tripadda, cercando la 16ª vittoria stagionale. Basket, C-Plus in campo contro Orvieto. Dopo Chieti d'Ancona è la volta della Ceprini Costruzioni Orvieto. La gara è prevista per domani alle 19.30 al Palazzauli. Il piano di Phil Markowitz al modo. Martedì sera alle ore 22.30 il celebre pianista sarà a Salerno nell'ambito della rassegna firmata alla direzione artistica da Gaetano Pappacena. La guerra di Martin al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. Martin, un eroe per caso, domenica 27 sarà al centro della scena nella rassegna ideata e realizzata dalla Compagnia delle Eclissi, che mette in concorso gli spettacoli Extra Small. Per approfondimenti e per altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosta.it.